Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Municipio X. Oggi è 16 ottobre, mercoledì, e con me c'è Francesco D'Angiulli, che ha fatto tutto quello che tutti noi vorremmo fare dopo una giornata di merda al lavoro. Ciao Francesco! Ciao! Quindi cosa hai fatto esattamente? Ho fatto qualcosa che poi quando andrete a vedere il video direte no, non lo posso fare perché scoraggio troppo. Andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, nel dettaglio ho deciso cosa fare quest'estate 2 giorni prima della partenza e ho pensato bene di prendere la moto e andare a Capo Nord. L'idea non era proprio quella, ecco, dovevo raggiungere una meta più vicina, dovevo andare in Irlanda, Scozia e Irlanda del Nord. E invece, insomma, non è andata proprio così. Ho deciso alla fine di andare a Capo Nord, di allungare un po' il tragitto, però, insomma, Di quanto l'hai allungato solo esattamente? di 5.000 km. Quindi metà del viaggio. Quante nazioni hai attraversato? 13 nazioni. Compreso l'Italia 14, se vogliamo contarlo. 9.000 e passa chilometri di viaggio. 9.650. Devo dire che, insomma, non è stato facile. La strada è stata tanta. Poi, comunque, non ho una moto che è proprio prettamente da viaggio, come un BMW GS. Cioè, Perché tu sei partito impreparato. un po' impreparato, diciamo che sono partito con quello che avevo, con i mezzi che avevo, quindi ho un Fazer 800 che è una Sport Touring, quindi leggermente sportiva, diciamo che non è come viaggiare in poltrona. Insomma, anche con l'attrezzatura che avevo, che uso qua a Milano per fare brevi tratte, quindi insomma potevo essere un po' più preparato, ecco. Però, appunto, tu l'hai fatto, hai fatto questo viaggio impegnativo quando altri biker lo farebbero preparandolo 2 settimane in anticipo, se non mesi in Allora, anticipo. diciamo che quando si fanno questi viaggi si cerca un po' a emularsi, cioè su YouTube ci sono un sacco di video di viaggiatori che fanno vedere l'attrezzatura che hanno, le moto che hanno, le attrezzature che prendono, perché poi adesso quando sei un influencer comunque vendi oggetti di Amazon e fai affiliazioni Amazon, quindi dici questa è la mia attrezzatura, la gente la compra, loro prendono la provvigione, funziona così il mondo degli YouTuber. Quindi si cerca un po' di arrivare preparati a un viaggio guardando anche quello che fanno gli altri. Ecco, vedere il mio video significa, ecco, non prendere spunto da altri e partire così alla sperindio. Tu con cosa sei partito esattamente? Allora, io sono partito con questi jeans che ho, si vedono, anche un po' rotti, e ho messo delle ginocchiere, in più che ho preso qualche giorno prima dal negozio moto, perché ho detto devo fare un viaggio, però non ho voglia di portarmi la tuta integrale, cioè voglio viaggiare comodo, numero uno, perché ho detto devo fare tanti chilometri, se mi vesto alla Robocop al secondo giorno sono già stanco, perché viaggiare anche troppo pesante stanca. E quindi ho messo delle ginocchiere, delle scarpe da moto, la mia giacca che avevo già e l'antipioggia era quello che ho sempre usato a Milano, ha sempre funzionato. Però immediatamente dopo i primi giorni hai scoperto che quell'antipioggia tanto antipioggia non era. Ma diciamo che ha funzionato i primi giorni. Devo dire che avevo preventivato qualche giorno di pioggia, perché i viaggi che faccio la pioggia non mi molla mai. Sono stato in Spagna, ho fatto piovere anche nel deserto. E allora niente, primo giorno di pioggia, secondo, al terzo, ho detto vabbè, sarà il quarto e basta. Invece quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, fino al nono giorno. L'antipioggia ha funzionato sempre meno. Fino a che non ti sei ritrovato completamente bagnato. Completamente bagnato, avevo tutta la mia attrezzatura più pesante, l'avevo messa già addosso perché faceva freddo. E poi comunque con l'umidità della pioggia hai più freddo, senti proprio la sensazione dell'umidità addosso. Pur essendo il 15 d'agosto.
Era sì, quando ho avuto diciamo, il momento peggiore, boh, sarà stato 16 o 17 di agosto, però comunque ecco, piena estate. Però piena estate a livello del circolo polare artico ci sono quei 9-10 gradi che con l'umidità percepiti saranno stati 5-6. Passare da un corpo abituato a Milano dove ce n'erano 35, ho avuto anche una bella botta di escursione termica. Però il confronto all'andata e il ritorno ti è andata quasi meglio. Mi è andata molto bene, sì, il ritorno mi è andata molto bene, sia per la temperatura, sia perché la pioggia comunque si alternava con il sole, quindi quantomeno ci piove, piove, però dopo un po' esce il sole, ti scaldi e ti asciughi anche mentre vai. Il bello di andare in moto è quello. La pioggerellina d'estate la prendi e poi ti asciughi mentre vai, perché comunque sei a contatto con aria calda. Però non fino in Svezia, non è andata proprio così. All'andata non è andata così. Com'è andare lì in moto in un posto quasi esotico? Perché noi abbiamo l'immaginario di Svezia e Norvegia come queste isole felici staccate dal resto del mondo. Appena si arriva, la sensazione è molto bella perché sei in un posto diverso, sei in moto, proprio respiri libertà, sei nella natura più incontaminata, è stupendo. Però poi, dopo qualche giorno, che sei in un posto che, per esempio, la Norvegia, nessuno sa che conta 5 milioni di abitanti, praticamente quanto conta Milano con l'Interland di Milano. Solo che la Norvegia è grandissima, quindi ha una densità di popolazione di 10 persone per chilometro quadrato, quindi sei nel nulla da solo e se anche il tempo non ti è dalla tua parte, insomma. In Norvegia, d'altronde, hai incontrato più animali che persone. Norvegia, Svezia, sì, più animali. Sì. La Lapponia poi è piena di renne e queste renne sono per strada, sono libere. Anche le pecorelle alcune volte le ho incontrato, Vabbè, infatti quello anche in alcune zone dell'Italia. sì, ma infatti mi sono detto, ma non hanno le Roi Merlin qua, cioè non hanno recinti, non proprio tutto libero così. Poi io in moto cercavo un po' di tirare, quando non c'era un autovelox comunque andavo a velocità sostenute, 100-120 all'ora, beccare una renna così grande per strada era anche pericoloso. E poi tu hai fatto un documentario, e questo documentario l'hai messo su YouTube. E sono arrivati i commenti su YouTube, dove ti accusano di non aver rispettato i limiti di velocità. Ma perché poi sono tutti dei santi quando fanno quei commenti? Cioè, magari sì, quello che l'ha scritto magari rispetta sempre i limiti, però sì, qualche volta Passiamo ai commenti non più interessanti. Ti chiedono quanto ti è costato il viaggio. Allora, io sono partito da alcuni video che ho visto qualche giorno prima, perché non avevo la minima idea di quanto si potesse spendere per un viaggio del genere, quindi ho cercato un po' online e c'è chi è riuscito a farlo anche con 1000 euro. Mi sono detto, vabbè, iniziamo con questo budget, poi vediamo e tiriamo su la levetta, vediamo quanto. Ad oggi ti posso dire che ho tenuto tutte le spese, tutti i conteggi in un file Excel e ho speso solo di benzina 1150 euro. Quindi alla persona che è riuscita a fare Milano, Capo Nord e ritorno con 1000 euro, le stringo la mano e gli dico, boh, c'è il trucco, perché se ho speso 1100 euro solo di benzina, L'ha spinta la moto. vabbè, io probabilmente qualche limite l'ho accelerato troppo, quindi ho consumato un po' di più. Complessivamente ho speso 2700 euro. Non sono andato in tenda perché già la mia schiena è a pezzi. Ho viaggiato con una moto scomoda e se dormivo anche in tenda e sac a pelo, non credo di aver che ce l'avrei fatta, Quindi ecco. ci sono stati gli hotel da pagare. Ci sono stati gli hotel da pagare che all'andata mi sono costati molto di più perché la Norvegia è cara, la Svezia è cara, poi quando si scende dalla Finlandia inizia già a abbassarsi il budget, il costo della vita. Quindi sono riuscito a spendere 15 euro in Polonia, ma sono riuscito anche a spendere 70 euro per una camera piccolissima in Norvegia. C'è di buono che su Norvegia, Svezia, Finlanda hanno tutte le cucine in questi appartamentini, quindi mi sono portato tutto il cibo da casa,
Tonno in scatola, pasta, sale, olio, quindi arrivavo nei posti, ho sempre cucinato da me e questo già è stato un vantaggio per un attimino stare nel budget. Tu tornando giù poi hai fatto un qualcosa che non tutti dovrebbero tentare a fare, almeno se vogliono tornare in Italia. Oddio, cosa ho fatto? Hai toccato la Russia. Ah, sì. Ma allora, io non sapevo ci fosse un pezzettino di Russia distaccata da quella che conosciamo, che è la Russia, quella enorme. C'è un pezzettino di Russia accanto alla Lituania. E accanto alla Lituania c'è un pezzettino di Russia e dall'altra parte c'è la Bielorussia. Allora ho detto, vabbè, ci stavo passando, ero a 10 km dal confine, ho detto... Vabbè, giusto per mettere il piedino in terra russa, la depenno perché l'ho fatta. Quindi ho provato ad entrare in Russia senza passaporto perché l'avevo dimenticato. Vabbè, anche col passaporto non mi avrebbero fatto entrare perché non avevo il visto. Però ci ho provato, ho tentato, sono entrato e mi hanno detto che non potevo entrare. Gli ho detto simpaticamente al tizio della dogana che volevo fare solo una foto con il cartello del benvenuto in Russia, solo quello, però mi hanno mandato indietro ridendo e vabbè, Almeno avevano il è senso andata così. dell'umorismo. Però il documentario è piaciuto non solo a me e al nostro ufficio, è piaciuto anche a qualcun altro. Infatti lo proiettano giovedì prossimo. Sì, abbiamo organizzato, dico abbiamo perché allora io lo proietterò nel mio quartiere, infatti oggi ho messo anche la maglietta del quartiere che è Parco Certosa e facendo parte dell'associazione Parco Certosa, insomma mi hanno anche dato una mano, hanno visto il documentario, è piaciuto molto, allora hanno detto perché no, proiettiamolo, inviti chi vuoi, verrà qualcuno del quartiere, qualche amico e... È una bella soddisfazione perché per me è stata la prima volta fare un viaggio e documentarlo in questo modo. Io non sono uno youtuber, non so neanche dirlo youtuber. E ho sempre fatto dei video brevi di viaggi che ho fatto in Spagna, in Italia, in Germania, in Olanda, ma ridotti a 3 minuti, cioè video emozionali in cui facevo vedere il paesaggio, la moto, me che mi gi, cioè ma riprese così a caso. Questa volta ho voluto documentarlo mettendoci la faccia. Io non sono un attore, non so parlare in camera, però ho detto vabbè, metto la GoPro lì, ogni tanto, giorno per giorno, racconto quello che sta succedendo. E quindi il documentario si rivive esattamente l'emozione di me quel giorno, come se ero felice, se ero triste, se ero abbattuto. E la prima buona metà del documentario, insomma, è stata difficile. E se io non mi fossi ripreso, non avrei mai potuto comunicare a te o raccontare, cercare di farti capire quanto stavo male in quel momento, perché ero lontano da casa con diverse difficoltà, piccole difficoltà, e io ho avuto queste difficoltà. C'è chi l'ha rifatto. E non ha avuto le stesse difficoltà o ne ha avute altre, tipo forare una gomma, cioè un viaggio del genere da solo in moto ti può succedere di tutto. Col senno di poi, vuoi rifarlo la prossima estate, questo viaggio? Com'è che ti prepari anticipatamente? Allora, intanto mi sono sempre detto tra me e me, non farò mai più un viaggio così lungo da solo, perché mi è piaciuto farlo, è stata una bella esperienza, però 9.600 km ancora da solo non li farei. Farei viaggi più corti in compagnia oppure se da solo, corti, un po' più corti, ecco, da non fare 700 km al giorno. Se dovessi rifarlo, sì, sicuramente un'antipioggia in Gore-Tex, perché il Gore-Tex è il futuro, è l'antipioggia per eccellenza, traspira e tiene un sacco, infatti una tuta in Gore-Tex costa 700 euro. Il mio antipioggia della Tucano costa 50 euro. Cioè, si può usare in scooter qua a Milano per fare dal Monumentale a San Babila, non certo per andare a Capo Nord. E poi sicuramente cambierei la moto. Per quanto bene voglio al Fazer, ha comunque dei limiti. Io non ti ho detto una cosa prima di questa intervista. Non mi hai detto. 3 giorni dopo che sono tornato da Capo Nord, la moto mi ha lasciato a piedi.
quindi mi ha lasciato a Sesto San Giovanni. Meglio a Sesto San Giovanni che in Svezia. Esatto. Perché aveva un difetto di fabbrica che io non conoscevo e quindi questo pezzo prima o poi mi avrebbe mollato. Per fortuna non mi ha mollato a 6.000-7.000 km da casa, anche perché poi trovare un meccanico in Norvegia non era facile. E poi aspettare i pezzi di ricambio, io ho aspettato una settimana qua in Italia per questo pezzo, quindi sarei stato una settimana fermo insieme, in compagnia delle renne. Quindi dico, un viaggio del genere poteva andarmi molto peggio, poteva anche andarmi meglio, però sì, penso sempre poteva andarmi peggio, la moto mi poteva lasciare prima. In realtà, quindi è abbastanza semplice. Una moto adatta al viaggio e un antipioggia in Assolutamente, Gore-Tex. sì, quelle sono le cose essenziali, perché poi tutto il resto, hai l'assistenza stradale, ti succede qualcosa e chiami. Però non puoi chiamare l'assistenza stradale e chiedere un antipioggia nuovo, quindi. Ti mandano a cagare. E allora diamo un paio di coordinate per la proiezione. Allora, faccio vedere il volantino. Ta-dan, è questo qua. Questo sono io con il globo di Capo Nord. Dietro c'è la mappa. E questo viene proiettato in via Carlo Perini al numero 27. Si tratta della parrocchia Pentecoste, tra l'altro è una delle ultime chiese costruite a Milano dopo 20 anni che non veniva costruita una chiesa. Quindi andate a vederla, è a ridosso alle porte di Quarto Giaro, il quartiere si chiama Euro Milano, è proprio tra la Bovisa e Quarto Giaro, e c'è un enorme parco che noi chiamiamo Parco Certosa, in realtà si chiama Parco Franco Verga. Lo chiamiamo simpaticamente Parco Certosa sia perché il complesso edilizio prende questo nome e sia perché è proprio a ridosso della stazione del passante ferroviario di Milano Certosa. Quindi la proiezione è giovedì 24 alle ore 20:40, 20:30, 20:40 e parrocchia Pentecoste, c'è un enorme auditorium proprio accanto alla chiesa, molto, molto grande, moderna, 100 posti. Se arrivano 100 persone, cavolo. Però nel mentre è visionabile su YouTube. Sì, è visionabile su YouTube. Quello che farò vedere il giovedì prossimo ha degli accorgimenti tecnici, ecco, perché su YouTube, come ben sai, quando carichi il video non puoi sostituirlo. Quindi ormai sta andando molto bene. Oggi ho superato le 50.000 views in quasi 3 settimane. Più di 300 commenti, tanta gente mi sta scrivendo perché vuole consigli sul proprio viaggio. C'è chi, grazie al video, vorrebbe fare lo stesso viaggio, c'è chi voleva fare questo viaggio, ha visto il video e non vuole farlo più. Sì, ci sarà chi vedrà il video, probabilmente vorrà fare il viaggio e saprà cosa non fare durante il viaggio. Esatto. Allora, io ti ringrazio, è stato illuminante, diciamo. Ora Assolutamente. saprò cosa non fare se mai andrò a Capo Nord. Esatto. Allora, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per questa puntata di Municipio 10 è tutto, a presto. Grazie Marco, ciao!